Buongiorno, siamo a presentarvi la nuova fototrappola veramente innovativa, il cui nome è IR Plus Mini MMS. Questa, come dicevo, è una fototrappola molto innovativa, perché oltre a funzionare come una comunissima fototrappola in MMS, cioè in GSM, con possibilità di invio dell'immagine a cellulare e computer in modo convenzionale, cioè in cui il soggetto, passando davanti al sensore pirelettrico, ha la possibilità di poter scattare immediatamente e tramite il combinatore telefonico interno manda l'immagine a un comunissimo cellulare, purché abilitato al traffico MMS, o a un eventuale computer. Ma questa fototrappola ha una opzione in più: può essere comandata da cellulare remoto, per cui a grandissime distanze, tramite alcuni codici è possibile interrogarla, cioè cambiargli i numeri di telefono, cambiare le funzioni foto o video e soprattutto inviare una richiesta di scatto fotografico dal cellulare alla fototrappola. La fototrappola farà immediatamente la foto e ce la rimanderà a un minuto sul nostro cellulare o sul nostro computer. La fototrappola IR Plus Mini MMS è prodotta in tre versioni: il modello MMS, i due modelli senza il combinatore telefonico, per cui sarà senza l'antenna, nelle due versioni 8,50 con LED visibili per una alta portata degli illuminatori e 9,40. I 9,40, come questa macchina, sono completamente black flash e hanno due illuminatori IR distaccati proprio per poter illuminare molto più lateralmente l'area da fotografare o da filmare. La fototrappola è composta da un vano batterie interno a 8 pile stilo A, un piccolo monitor di visualizzazione in diretta delle immagini, e vi è la possibilità di accedere alla scheda SD nella parte inferiore e un alloggiamento per la SIM del telefono. La fototrappola come accessorio può avere anche la batteria al litio con un pannellino solare, che altro non è che una piccola batteria di uno spessore molto limitato, come potete vedere, un centimetro, con la sua staffa di fissaggio collegabile nella parte inferiore nella presa inferiore per gli accessori ausiliari, e vi è la possibilità che, se abbiamo il sole, il pannellino solare ricarica automaticamente la batteria al litio incorporata. Se il sole non esiste, esiste un caricabatteria in dotazione alla confezione che permette di ricaricare appositamente il pannellino da una comunissima presa di corrente. Qualora fossimo in dei luoghi in cui la portata del GSM per l'invio di MMS o email non fosse sufficiente, è disponibile anche l'accessorio, come potete vedere, questa antenna con 3 metri di cavo in cui è possibile stenderla nella parte superiore della fototrappola per avere una portata del segnale maggiore e permettere un invio più sicuro dell'MMS a cellulari. Vediamo un esempio in diretta del funzionamento innovativo di questa fototrappola, che permette di funzionare come una comunissima fototrappola, ripeto, ma avere anche questa funzione. Tramite un codice predeterminato noi possiamo inviare questo codice alla fototrappola lontana da noi, in questo modo, e in questo preciso momento il messaggio è stato inviato alla fototrappola. La fototrappola lo riceve, scatta l'immagine in diretta e a un minuto avrò l'immagine sul mio cellulare di quello che la fototrappola ha visto in diretta. Eccolo qui.
Concludendo, questa è veramente una fototrappola innovativa e sicuramente è una fototrappola vocata per la videosorveglianza. Si presta molto a essere utilizzata dalle forze dell'ordine per il controllo ambientale e monitoraggi antibracconaggio o antincendio, ma può essere anche utilizzata in ampio spettro per la vigilanza privata e per la sicurezza privata.